Osvaldo Bevilacqua, rubiamo un attimo durante una pausa pranzo, si può dire. Sì. Che cosa sta mangiando? Che mangio? Che potete mangiare qua? Il piatto che è straordinario. Le fave. Le favette, le cime di rapa, le orecchiette, un poco perché devo lavorare. Ecco, domanda d'obbligo, come ha trovato questa città? Sempre meglio, da tanti anni che frequento questo territorio, vedo che è migliorato, le strade migliorate, molti palazzi sono stati restaurati, fa molto piacere perché anche parlando con amici norvegesi, con gli ambasciatori vari di vari paesi e di varie nazioni, ho sentito proprio da parte loro questo desiderio di molti norvegesi di venire qui in Puglia, ma non a visitarla, a viverci, proprio, quindi assaporare per la vita questa atmosfera che qui è unica. Ci sono già molti stranieri che risiedono nei Trulli, in Valle d'Itria, Celje, Sabico. Può la Puglia davvero costituire uno... Considerate che ormai la Toscana, l'Umbria, anche le Marche, adesso è la volta della Puglia, bisogna secondo me cogliere questo momento perché è molto delicato e molto importante, è un passaggio storico direi, perché c'è una scoperta soprattutto del Salento, ma la Puglia non è solo Salento, cioè la Puglia è Puglia, allora l'offerta pugliese è straordinaria perché c'è tutto. Dall'arte alla storia, al mare, le colline, ci sono delle campagne meravigliose dove sognano di vivere appunto che tutti gli artisti del grande nord, di venire qui e vivere quest'altra parte della loro vita in maniera diversa. Ecco, parliamo un attimo della straordinaria attività di Osvaldo Bevilacqua, tra poco saranno forse 40 di trasmissione. Abbiamo iniziato 37 anni, speriamo di conquistare questo record, stiamo aspettando, stiamo presentando la documentazione, penso che abbiamo già diritto, ci siamo già quasi. Ecco, lei ha girato ovviamente in lungo e in largo questo nostro bel paese, tanto vituperato a volte, però è anche tanto bello. Ma vituperato che volete, purtroppo... Ci sono dei fatti di cronaca che accadono dappertutto, cioè non è che ci sono dei paesi paradisi dove non succede, non ci sono furti, non c'è il crimine, piccolo o eccezionale che possa essere, attentati, tutto il mondo è paese. Ce ne sarà forse un po' di meno, ma avranno altri difetti. Quindi non pensiamo che ci sia l'Eden e non c'è, per cui ringraziamo alla fine, accontentiamoci di quello che abbiamo, che non è poco, perché il patrimonio nostro è non solo il patrimonio storico, artistico, architettonico, il patrimonio naturalistico, anche se in parte è stato distrutto, certo. Ognuno ci ha messo del suo, per carità. Però il patrimonio enogastronomico, la vocazione fortemente turistica e attrattiva del nostro paese in genere e della Puglia in particolare, che è un po' una punta di diamante. Ecco, per chiudere possiamo dire, parafrasando Caparezza, venite a ballare in Puglia. Certo, venite a ballare e venite a godervi l'essenza della vita, del piacere di passeggiare, anche di perdersi nelle strettoie, nei vicoli delle città, delle località pugliesi e di godersi tutto quello che ci regala questo paesaggio. Ecco, diciamo che l'aspettiamo la notte della Taranta, nel Pignano. Sempre per me è sempre una bella cosa, è un appuntamento straordinario.